Sappiamo tutto di questa macchina, praticamente diciamo è un cavallo bizzarro che per noi è domabile e produce energia, insomma. Abbiamo prodotto già nel passato, tanti anni fa. Siamo a Bologna, nel quartiere industriale delle Roveri, in via dell'Elettricista. In questo stesso posto, il 14 gennaio di quest'anno, l'ingegner Rossi e il professor Focardi avevano mostrato a degli scienziati e dei giornalisti un prototipo di una loro invenzione, l'Energy Catalyzer. Sono passati molti mesi, il professor Focardi e l'ingegner Rossi sono andati avanti con le loro sperimentazioni, anche se questa è un'invenzione che ha suscitato forti aspettative ma anche molti scetticismi. Oggi, 6 ottobre, si sta svolgendo nello stesso capannone un test che è finalizzato a misurare l'esatta produzione di energia dell'Energy Catalyzer, ovvero che l'energia prodotta da questo strumento, che ricordiamo si basa sul principio di una fusione freddo, per meglio dire a bassa temperatura, possa generare maggiore energia di quella immessa. Il senso del test di oggi è che, a differenza del test che è stato fatto nel gennaio dell'anno scorso, dove abbiamo misurato l'energia della fase vapore, oggi misuriamo l'energia della fase liquida, cioè di acqua liquida. Quindi, a differenza dell'altra volta, dove abbiamo misurato il calore di vaporizzazione del primario, il primario significa il circuito che passa direttamente per il reattore, misuriamo l'energia indotta dal primario in un circuito secondario dove circola acqua allo stato liquido e quindi consente una misurazione molto più precisa dell'energia. Questo è un test che è stato fatto a inviti, quindi sono presenti i giornalisti di alcune testate, Focus, Sole 24 Ore, Radio Città del Capo, alcuni blog, e poi ci sono stati presenti durante la mattinata, nel corso di queste 12 ore, una serie di scienziati. Ci sono scienziati del Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna, che sono comunque qui a titolo personale, alcuni come il professor Peterson vengono dalla Svezia, e poi ci sono anche alcune figure, chiaramente non conosciamo tutti, alla fine della prova verrà dato un report con tutti i partecipanti, e invece sono, come dire, interessati commercialmente a questa cosa. Più che altro ci interessa il rapporto tra la potenza prodotta tra l'energia, sì, tra la potenza dell'oggetto, o meglio tra l'energia prodotta dall'oggetto e l'energia consumata dall'oggetto stesso, per vedere se c'è un plus. Questa sera verrà smontato completamente l'impianto in modo da descrivere pezzo per pezzo tutti i componenti. La location di questo test è assai distante da quello che uno si immagina per una presentazione scientifica. Siamo in un capannone industriale, c'è una tavolata molto semplice e un piccolo stanzino dove in questo momento l'ECAT è in funzione e appunto produce energia termica, quindi in sostanza scalda dell'acqua e produce vapore. L'atmosfera è molto informale e naturalmente bisognerà poi vedere quali saranno i risultati. Risultati che, teniamo a sottolinearlo, si svolgono all'interno di un test privato, quindi non sono gli scienziati in grado di poter interagire e fare tutte le prove che vogliono. È un test che viene condotto dall'ingegner Rossi attraverso una procedura che però è misurabile. Mi scusi se la domanda da tecnico, c'è una corrente dentro? Sì, sì, per forza, infatti questa, perché vede che il quadro è acceso. Quindi c'è 20 o 30 watt e li stiamo consumando. Okay. 20 o 30 wattora per ora li stiamo consumando, sì. Per tenere, infatti se le mette qua la mano in quadro caldo. Mm-hmm. Sì. Quindi all'interno c'è comunque una corrente elettrica circolante? All'interno c'è una corrente elettrica circolante, ho capito. E qui mi fermo perché io non le dico, perché lei sta andando troppo lontano. Okay. Noi ci siamo capiti bene. Ok, va bene. Abbiamo seguito tutto il processo di accensione, adesso
la macchina sta funzionando e minuto per minuto vengono effettuate delle misurazioni, sia dell'energia immessa, il peso della macchina è stato misurato all'inizio del test e verrebbe misurato alla fine, e sostanzialmente anche l'acqua e il vapore prodotto. More experiment must be done to be convinced. Or the opposite. Is it wrong or is it right? At the moment I think it's correct. But we will make more experiment. It's a wonderful energy source, clean energy source, if it's right. When we are convinced the world that it is not any chemical reaction behind this, that it is some kind of a nuclear reaction, fusion reactions. The theory about it or the details, we don't know. But I guess we quite soon will know it. Uppsala test will be finally the same of this, or will be roughly the same. We will change some part of the equipment, some parts of the detectors, the thermometers, and so on, and make at least two different change in the equipment. C'è anche un momento clou che però l'ingegnere ci ha detto avverrà soltanto verso mezzanotte, quando praticamente verranno svelati, anche fatti vedere, i componenti dell'Energy Catalyzer. Fino adesso abbiamo visto soltanto una macchina che sembra una specie di pacchetto, ecco, diciamo che questo pacchetto verrà spacchettato, quindi si potranno vedere anche gli strumenti, l'aspetto, diciamo, di questo Energy Catalyzer. L'ultima volta che ci eravamo visti, no, proprio concludendo la nostra conversazione, ci eravamo dati appuntamento in Grecia, che poi è la sua terra natale. Adesso invece ci ritroviamo ancora una volta qui a Bologna. Che cosa è successo nel frattempo? Non come. Comunque posso dire personalmente che i problemi sono stati di carattere finanziario, di natura finanziaria. Con la società Defcalion. Con la Defcalion, però come ho pubblicato anche nella rivista, nel blog di Daniele Passerigni, mi è dispiaciuto moltissimo di questo fatto, però come ho detto sono per natura ottimista e io vedo un pochino il bosco e non l'alberino. Io ero convinto dal 1990 dell'esistenza della fusione fredda, perché ci ho lavorato sopra, ho avuto dei dati significativi, non molto elevati, attorno a 2-3 watt, eccetera, però questi erano in eccesso dell'energia che io consumavo, e non in 2-3 ore, per settimane e per mesi questo rendimento. E cercavo di capire e di migliorare le cose. È arrivato per fortuna la tecnologia Rossi, che da watt siamo passati ai kilowatt. Questo elemento poi è uno degli elementi costitutivi, no, di una, messi insieme ad altri, costituisce la centrale da 1 megawatt che lei sta assemblando, così? Sì, esattamente. Questo è un modulo tratto da. È esattamente lo stesso modulo? Cioè. Sì, sostanzialmente sì. In questo momento noi abbiamo deciso che iniziamo lo spegnimento del reattore. Ci durano 2-3 ore per spegnerlo, e qui, siccome poi lo vogliamo smontare davanti a voi per farvi vedere cosa c'è dentro, abbiamo, per finire per mezzanotte, per un'ora decente, dobbiamo cominciare a spegnere adesso. La cosa più importante che avete visto tutti è molto semplice. Questo reattore è andato per circa 3 ore e mezza producendo 3.400 wattora per ora senza nessuna iniezione di energia dalla rete. Quindi siamo andati in autosostentamento producendo 3.4 kWh per ora senza consumo di energia. Appena i presenti, be careful because you can be burnt there, because that is the power that goes in. Quello strumento elettrico sta misurando 536 milliampere, sta misurando 536 milliampere, quindi praticamente mezzo ampere a 230 volt significa 115 watt.
115 watt che sono quelli consumati dal quadro per stare acceso, perché se voi mettete una mano qua sopra sentite che è caldo. Comunque noi stiamo producendo 3400 watt ora per ora, consumo. Quindi noi abbiamo il COP cosiddetto, cioè il coefficiente, diciamo, di rendimento. È una frazione che ha il numeratore, il numero 3400 wattora per ora, e al denominatore 0 wattora per ora. Beh, 3400 wattora per ora è il, diciamo che è il consumo, la potenza installata di un appartamento di 150 metri quadri è 3.5 kWh per ora, però il consumo è molto meno, perché uno non consuma tutta la sua potenza, ne consuma un terzo. Abbiamo prodotto l'energia che consumano tre appartamenti di 150 metri quadrati con dentro quattro persone ciascuno. Ecco, e quanto avremmo speso? Niente, abbiamo consumato un grammo di idrogeno. Un grammo di idrogeno? Un grammo di idrogeno, niente, praticamente non è costato niente, a parte che poi c'è l'ammortamento dell'impianto, cioè il costo del combustibile è praticamente zero. Please, inside the reactor you can look, it is important that you look, because you have to see that everybody, I would like that everybody comes to look inside, but please no photos after we have taken off this. I want that everybody, I invite everybody to come to see inside, because what we want to do is that you see that inside there is a small reactor and a lot of wings of the heat exchanger, and that all that is here in this volume is just water and heat exchanging wings. What is important here is that you see that we have not batteries or something, or some exotic fuel or something. Of course, the water enters from here under, from the bottom, what enters the water, and on the top we had the hole where the steam is going out, as you have seen. So basically the water enters from the bottom, from the pump, as you have seen, and so it is just full of water, okay? The water, of course, does not succeed to arrive to the top, because it evaporates before. And then the wings overheat the steam. This is why you have seen 120, because it becomes overheated. And that's it. You have seen what is down there, the wings from where the steam is formed. Now the steam comes out from here and enters here. From here goes in this heat exchanger, where exchanges the heat with the water that arises from here. Exchanges the heat. Then the water, after heated from the steam, goes out from here. And of course, here we take the temperature of the water. And as you can see, the surface is very big. And all that energy has not gone to the water, has been dispersed in the environment. So we have been very conservative when we assumed that we have produced only the energies that has been calculated after this thermocouple. Mm-hmm. You have underestimated the... Yes, conservative, just to be conservative, exactly. La grossissima parte del volume del reattore è occupata da uno scambiatore di calore anidro d'acqua. Il reattore è piccolissimo. Esattamente. Il reattore è piccolissimo. La reale dimensione dell'acqua si scalda, esatto, e poi viene. Esatto. Praticamente il reattore ha un volume di un terzo di litro. Di tutto il volume. Sì, sì. Benissimo. E questo è l'energy catalyzer, che è messo in serie con altri energy catalyzer, produce, produrre, no, una centrale e energie più grandi. Esatto, che è poi, come dire, quel simpatico container che abbiamo visto.